Lunedì 20 settembre l'Hotel Nautilus di Pesaro ospita un appuntamento importante per l'economia locale, ma non solo. Viene infatti presentata la 10ª edizione dell'Osservatorio sulla realtà immobiliare della provincia di Pesaro Urbino. Questo volume, che è stato realizzato dalla FIAIP, che sarebbe la Federazione degli Agenti Immobiliari Professionisti della nostra provincia, è davvero un vero e proprio vademecum per capire qual è il valore degli immobili nella nostra provincia, dai paesi più piccoli, dai comuni più sperduti, fino ad arrivare alle città e addirittura ai quartieri. Presenti all'appuntamento i massimi esponenti della federazione, dal presidente nazionale a quello regionale e poi a quello provinciale, e il rettore dell'Università di Urbino, Giorgio Calcagnini, perché l'Università di Urbino in realtà è stato il braccio operativo della federazione nella pubblicazione di questo volume. Tommaso Andreani è il presidente provinciale della FIAIP, la Federazione degli Agenti Immobiliari Professionisti. Questo libro, che stringe così con orgoglio fra le mani, costituisce la summa di lavoro di un anno, perché praticamente è un compendio che entra nel dettaglio del mercato immobiliare della nostra provincia. Esatto, questo è l'Osservatorio Immobiliare della provincia di Pesaro Urbino. Da 10 anni lo pubblichiamo con un grandissimo sforzo, grandissimo impegno, per cercare di essere sempre più attendibili, sempre più importanti e sempre più rilevanti nel mercato immobiliare. Questo non è altro che un osservatorio con tutti i prezzi della nostra provincia, comune per comune, dove addirittura nei comuni più grandi, nelle città più importanti come Pesaro, Fano e Urbino, è proprio diviso per quartiere, con nuova cantieristica, ristrutturato, da ristrutturare o abitabile, con un prezzi minimi e massimi per quanto riguarda i prezzi del mercato immobiliare. Con questo osservatorio ovviamente cerchiamo di essere sempre più, come dicevo prima, attendibili in questo mercato. Sono diversi anni in verità che facciamo questa collaborazione insieme, perché pensiamo che il mercato immobiliare sia un settore trainante, è sempre stato un settore trainante per la nostra provincia, sia per per il settore proprio immobiliare o per le costruzioni, ma anche per tutto quello che gira intorno alla casa. E quindi abbiamo collaborato, ormai mi sembra che fosse il 5º anno questo. Anche perché è un'ulteriore dimostrazione della volontà del mondo accademico di entrare in contatto poi con la realtà del mondo del lavoro, che è quella che accoglierà gli studenti che escono dall'università. Sì, infatti questo è, sto girando tantissimo, venerdì ero a Pergola per i bronzi, 75 anni dei bronzi, anche lì c'è questo tema ad esempio della cultura come motore di sviluppo per dei territori che magari non hanno più quella propulsione economica che avevano in passato. Quindi sì, l'università, l'ho sempre detto, insomma siamo piacevolmente colpiti quando gli enti locali, le associazioni ci contattano, perché insomma, vuol dire che in qualche modo anche noi possiamo dare un contributo al territorio, al di là ovviamente della ricerca, della formazione. Insomma. Il turismo e il mercato immobiliare sono due realtà che vanno veramente pari passo in maniera parallela. Sono due mercati che si sviluppano contemporaneamente e noi abbiamo sempre creduto nello sviluppo del mercato immobiliare insieme al turismo, anche perché la regione Marche, sia da nord a sud, ha tutto lo sviluppo per quanto riguarda la costa, ma anche da est a ovest abbiamo lo sviluppo verso gli Appennini, e sono tutte zone comunque molto turistiche. E lo sviluppo del turismo, come dicevamo all'inizio, è comunque un mercato parallelo che sviluppa e tangente anche al mercato immobiliare. Quindi dà la possibilità di sviluppare l'economia interna della regione, dà la possibilità di trovare posti di lavoro, dà la possibilità di far girare un'economia che sia utile alla regione. Non è solamente un discorso regionale, presumo che sia anche un discorso nazionale, perché appunto il mercato, l'Italia, il turismo italiano è uno dei volani, è uno dei motori che permettono lo sviluppo economico ovviamente della regione Marche, ma anche dell'Italia. Il mercato immobiliare è al centro dell'attenzione, chiaramente siamo in un momento in cui l'economia sembra ripartire, gli indicatori, il prodotto interno lordo e i grandi economy dicono che siamo in una fase nuova per il nostro paese, recovery fund. Il mercato immobiliare è molto legato però alle decisioni politiche. Qui stiamo tutti aspettando una legge finanziaria nella quale si dice che ci dovrebbe essere un nuovo 110%, chiaramente molto dipende anche da questo.
Assolutamente sì, le decisioni del governo sono importantissime. Noi abbiamo presentato un documento alle commissioni dedicate sul PNRR, ne presenteremo un altro in sede di legge di bilancio 2022, dove chiederemo la proroga del superbonus 110% almeno a tutto il 2023, ma dovrebbe essere strutturale secondo noi per almeno 3 anni. La gente deve poter avere una visione a medio-lungo termine per poter investire, ristrutturare gli immobili e quindi agevolare, diciamo, la circolazione regolare di tutto il patrimonio immobiliare nazionale e territoriale. Quindi crediamo che vada scongiurata in assoluto la riforma del catasto di cui si sta discutendo in questo periodo. È il momento, come dice Draghi, di dare e non di prendere, e quindi credo che sia opportuno, semmai nella riforma fiscale che avremo a breve, avere un riordino e una riduzione della pressione fiscale sulla proprietà immobiliare.